Eccoci, ciao a tutti, benvenuti alla seconda lezione del corso Coding e Robot alla primaria. Oggi parleremo di come fare software con i blocchetti di WeDo in base all'hardware disponibile. Quindi faremo un po' una rassegna dell'hardware che ci mette a disposizione WeDo, quindi sensori, attuatori, centralina di controllo, eccetera. Faremo anche una breve analisi comparativa rispetto ad altri, con altri prodotti come magari Engine, come MakeBlock, Arduino, ma insomma veramente ci ruberà solamente un minuto più che altro per capire appunto come organizzare l'hardware che abbiamo a disposizione sia di WeDo o di altri kit, rispettando un po' lo schema del sistema interattivo, cioè input, centralina di elaborazione e output. Quindi io adesso chiuderò la webcam come di consueto ed entro in screencast. Vi auguro buon lavoro. Screencast, allora dedichiamo qualche secondo al titolo di questa lezione, pensare il software in base all'hardware disponibile. È un concetto secondo me molto importante in quanto secondo me accompagnerà per molto tempo i vostri alunni, per certi versi anche fino alla fine delle superiori, perché nel caso in cui i vostri alunni continuino a seguire attività curricolari o extracurricolari di robotica educativa o elettronica educativa, probabilmente, e quindi sia nella robotica educativa che nell'elettronica educativa, poi alla fine c'è anche il coding, insomma, o comunque c'è la programmazione, via via che diventano più grandi, incroceranno probabilmente delle piattaforme che sono chiamate poi schede di prototipazione, almeno questa è il termine che usa poi il Piano Nazionale Scuola Digitale, come Arduino, Microbit, Raspberry, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo tutte queste piattaforme poi di fatto sono dei sistemi embedded. Embedded che cosa vuol dire? Incorporato vuol dire, tradotto letteralmente, embedded. E vuol dire che quindi sono dei sistemi, quindi nell'immagine vi ho messo anche delle cose che probabilmente incontreranno prima delle superiori. Per esempio, Engino è un prodotto che a seconda della confezione che uno sceglie parte anche dalla primaria, poi insomma sicuramente le medie e in parte le confezioni più avanzate coprono le superiori. MBOT, sì, a volte si inizia anche alla fine della primaria, ma insomma è un prodotto per le medie. E Arduino è un prodotto più versatile, di solito anche questo magari si parte un po' alle medie, però insomma poi insomma si sviluppa soprattutto alle superiori. Quindi embedded programming che cosa vuol dire? Che il codice che uno crea per queste piattaforme, e ripeto, Engino, ora qui vi ho messo l'immagine di una confezione che in realtà si vede anche l'età qui, se non sbaglio, questo insomma è già per i ragazzi un po' più grandi, ma c'è anche la confezione per la primaria, ma poi funziona allo stesso modo, la differenza è solamente nella quantità di pezzi a disposizione, nella quantità di sensori e attuatori. Embedded programming vuol dire che il codice che andremo a scrivere con blocchetti o con testo sarà caricato proprio, passerà dal PC o dal tablet dentro cui lo stiamo scrivendo, passerà proprio dentro l'oggetto robotico robot engine, l'oggetto robotico robot mbot, oppure l'oggetto robotico o meno che avremo costruito con una scheda Arduino. Quindi proprio il codice viene passato, caricato o scaricato. E una volta che il codice viene passato sull'oggetto robotico, questo codice è incorporato e l'oggetto robotico diventa indipendente dal PC che lo ha programmato. Ok? Quindi a quel punto noi possiamo anche spengere il tablet o il PC e il nostro oggetto rimarrà per sempre programmato in quel modo finché non sovrascriviamo il programma. Quindi finché non facciamo un altro programma, cancelliamo il precedente e carichiamo il nuovo. Ok? E questa, diciamo, considerazione secondo me è particolarmente interessante soprattutto per chi di voi docenti ha un po' magari già fatto un po' di pratica con Scratch, perché chiaramente Scratch questa cosa non
come dire, non ce l'ha il codice anche se usiamo delle periferiche esterne come il MakeyMakey, eccetera. Semplicemente in Scratch programmiamo degli oggetti multimediali che si muovono nel nostro schermo. Il codice non viene mai trasferito proprio fisicamente dal computer a un oggetto e a un oggetto esterno. Ok? WeDo che cosa fa in questo caso? Fa un po' una. Trova una via di mezzo, diciamo, tra Scratch e l'embedded programming o programmazione incorporata, che ripeto, si fa anche alla primaria qualora uno scelga un determinato prodotto invece di un altro. Io almeno personalmente ho provato Engine, che è simile al Lego, e la confezione della primaria prevede appunto che il codice venga uploadato, caricato sulla centralina, sul robot. Mentre in WeDo fa, insomma, trova un po' una soluzione di mezzo, un po' mascherata dal fatto che il collegamento fra la centralina di controllo del robot che andremo a costruire con WeDo e il PC che useremo per la programmazione, oppure il tablet che useremo per la programmazione, è di fatto una connessione wireless via Bluetooth. E quindi diciamo uno se ne accorge un po' meno, mentre Engine oppure anche MBot usano il cavo USB. Lego WeDo, la versione 2, usa solo, trasmette via Bluetooth, non c'è nemmeno la presa USB per usare il cavo. E quindi il codice, però in realtà, ripeto, è un po' una finzione, in quanto il codice non viene incorporato dentro l'oggetto, quindi non è che fisicamente in qualche modo il codice viene trasmesso dal PC alla centralina, quindi trasferito e poi la centralina diventa un oggetto indipendente, ma deve essere sempre mantenuto un collegamento wireless fra il PC o il tablet che abbiamo usato per programmare e la centralina. Affinché questo collegamento a cosa serve? Affinché la centralina e i relativi sensori possano costantemente, i sensori di WeDo sono questi due, quello indicato con la freccia verde, nella confezione c'è scritto sensore di movimento, ma insomma alla fine è un sensore a infrarossi che serve per rilevare gli ostacoli, e il sensore di inclinazione, detto anche tilt sensor, su tre assi. E che cosa servono? Questi vengono attaccati alla centralina. Mantenendo sempre aperto il collegamento fra la centralina e il nostro PC, questi sensori possono in qualche modo costantemente comunicare e interagire con gli oggetti multimediali che l'applicazione di WeDo ci mette a disposizione sullo schermo. Ok? Gli oggetti multimediali tipici sono un po' questi, sono i blocchetti rossi, file sonori e un display dove si possono mostrare numeri, testi, eccetera. Quindi, come dicevo, come ho detto all'inizio di queste due slide, WeDo, diciamo, trova un po' un compromesso fra l'embedded programming, quindi il trasferimento fisico proprio del programma, del codice dal computer all'oggetto che stiamo programmando e la multimedialità in qualche modo totale di Scratch, ok? Perché di fatto abbiamo degli oggetti fisici che sono i sensori, che sono il robottino che uno magari va a costruire con i pezzi di WeDo, però abbiamo anche degli elementi multimediali che sono dentro l'applicazione. E viene mantenuto costantemente aperto un collegamento, quindi non c'è un vero e proprio trasferimento di codice dentro la centralina, però diciamo questo collegamento è un po' camuffato dal fatto che essendo wireless uno magari non se ne accorge più di tanto. Una cosa fondamentale che distingue sistemi come WeDo rispetto a quelli embedded è che appena uno preme play nell'applicazione, e quindi appena parte il codice, la reazione è quasi immediata perché semplicemente c'è un collegamento aperto, mentre invece nell'embedded programming scoprirete andando più avanti o utilizzando uno di questi prodotti che il codice deve essere in qualche modo un po' digerito, elaborato, compilato, è la parola tecnica, per essere poi trasferito sull'oggetto esterno e questa procedura richiede qualche decina di secondi, ok? Quindi è un processo un po' più lento.
Ok, andiamo avanti. E qui iniziamo a introdurre un po' uno schema che ci permette di organizzare l'hardware che è presente dentro la scatola di WeDo o in generale l'hardware che uno può avere a disposizione anche con altri kit di coding, robotica educativa, eccetera. Come vi ho detto in parte nella prima lezione e come ho detto anche durante il corso Coding per l'infanzia, WeDo, a differenza del Bebot, di fatto ci permette di costruire, diciamo, dei robot veri, ok? Diciamo che la parte un pochino più anomala rispetto magari a un robot vero in senso un pochino più compiuto è il fatto che non è un vero e proprio sistema embedded, incorporato, però diciamo è una simulazione abbastanza realistica. La cosa importante, la discriminante rispetto al Bebot, è il fatto che ci permette comunque di creare un sistema interattivo. Un sistema interattivo è qualcosa che è dotato di sensori, di un'unità di elaborazione che può in qualche modo elaborare queste informazioni in automatico, e degli attuatori che sono poi l'output. Ok, come ho detto, il Bebot, che chiaramente uno può usare anche durante i primi 2 anni della primaria, per carità, non rispetta questo schema del sistema interattivo, è semplicemente un oggetto programmabile, perché non abbiamo sul versante dei... Sì, è vero che abbiamo dei pulsanti che a suo modo sono dei sensori, ma quei sensori non reagiscono in tempo reale, semplicemente, cioè servono da data entry, io metto delle informazioni con quei pulsanti, cioè faccio il mio programmino, freccia avanti, freccia destra, freccia indietro, eccetera. Poi posso anche fermarmi, decidere di aver fatto tutto bene e poi confermare con il tastino verde e poi il robottino eseguirà il mio programma, ma ripeto, non c'è una reattività in tempo reale, è di fatto un sistema per introdurre dei dati. Ok, non c'è una reattività in tempo reale interattiva. Qui vi ho messo l'immagine, per esempio, del Makey Makey. Chi di voi non conoscesse il Makey Makey, lo invito o a vedere uno dei miei vecchi webinar, lo trovate sul sito, o comunque andare su YouTube e cercare il video di presentazione di Makey Makey, e qui si vede che l'utente interagisce con un sensore, in questo caso una frutta che viene trasformata, una mela che viene trasformata in un sensore di contatto. La mela è collegata alla scheda di elaborazione Makey Makey e a sua volta è collegata il PC che ci può dare degli output, in questo caso degli output, se vedete il video, degli output multimediali, quindi immagini, suoni, eccetera, eccetera. E tutto questo avviene in tempo reale, cioè nel momento in cui io tocco la mela succede qualcosa dentro lo schermo del PC oppure viene riprodotto un suono, eccetera. E quindi è proprio la dimensione del tempo reale che distingue il sistema interattivo dal Bebot, che di fatto possiamo dire che sia semplicemente un oggetto programmabile. Ok? Il WeDo è abbastanza facile identificare quali sono questi elementi del sistema interattivo. Partiamo da quello centrale, la centralina Bluetooth, è questa indicata con la freccia gialla, la centralina di controllo, a cui possiamo collegare solamente, come vedete qui da queste due porte, solamente due periferiche per volta. Quindi o colleghiamo i due sensori simultaneamente o colleghiamo il motore e un solo sensore. Poi tra gli input, ovvero i sensori, abbiamo a disposizione l'app di WeDo, ci mette a disposizione sul versante hardware i due sensori che abbiamo già visto, infrarossi e inclinazione, quindi questi due indicati con freccia verde e freccia rossa. Però ci mette a disposizione anche, diciamo, delle periferiche del PC, cioè periferiche del PC, diciamo che possiamo anche usare dei tasti della tastiera per innescare determinati input in tempo reale e che di fatto fungono da sensore del nostro sistema interattivo. Mentre sul versante output, quindi degli attuatori, di quello che succede a valle dell'innesco dato da un input,
Quindi io avviene un input, per esempio il mio sensore di inclinazione rileva che viene inclinato e l'informazione viene elaborata dalla centralina, viene spedita al nostro PC e a questo punto dovrà accadere un output. L'output, gli attuatori sono o il motore. Purtroppo Widu ce ne mette a disposizione uno solo rispetto a Engino. Questo è un punto debole di Widu, secondo me, che ci mette a disposizione un solo motore. Abbiamo un altro output che è un LED RGB. RGB vuol dire che è un LED che è in grado di assumere un po' tutti i colori, quindi non è monocolore rosso, verde o blu, ma è in grado di assumere un po' tutta la palette dei colori, insomma. Tutta, poi in realtà ci sono dei codici prestabiliti dentro l'app che andremo a vedere e vi faccio vedere. Il LED è qua, lo vedremo anche dopo in un video ed è montato direttamente sulla centralina. E poi l'altro output sono gli oggetti multimediali dentro lo schermo di cui vi ho già parlato, suoni, testi, numeri, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti, anzi, prima faccio mi sono scordato di dirvi una cosa. Quindi, grazie a questo schema, diciamo, grazie a questa tabella, diventa, a mio parere, più facile capire come orientarsi nel lavoro di. Ritorniamo un attimo alla lezione precedente, quando abbiamo parlato, abbiamo anche ripassato un po' la slide del pensiero computazionale che avevamo visto anche durante il corso Coding Infanzia. E dicevo, diventa più facile orientarsi con questa tabella, diventa più facile orientarsi dentro le tre fasi del pensiero computazionale, ovvero in particolare le prime due, quella dell'astrazione e quella dell'automazione, dove appunto astrazione significa la formulazione del problema e l'automazione l'espressione della soluzione. Possibilmente questa espressione della soluzione in una forma deve avere una forma che sia eseguibile da un agente che processi informazioni, ovvero un computer, un robot, insomma, un oggetto che sia capace di svolgere in automatico determinate istruzioni. Ovviamente, perché dicevo, questo ci aiuta, questa tabella. Perché chiaramente l'astrazione, quindi la formulazione del problema e l'espressione della soluzione, devono essere poi alla fine all'interno di un'attività didattica, devono essere delle fasi, come possiamo dire, narrativamente correlate o comunque che abbiano un senso rispetto a ciò che possiamo fare, con i blocchetti del software di WeDo e con i pezzi hardware di WeDo o di qualsiasi altro. Kit, cioè dobbiamo porci dei problemi che abbiano una soluzione, altrimenti non sarebbero problemi, nel contesto del kit che abbiamo a disposizione. Ovviamente il kit inteso come un sistema composto da hardware e da software, ok? Quindi, nel momento in cui poi dovrò, appunto nel momento in cui il nostro alunno, il nostro bambino, nel momento della fase di automazione di risolvere il problema, dovrà in qualche modo pensare, se non disegnare almeno dentro la sua testa, pensare un po' all'algoritmo di soluzione, e dovrà avere in qualche modo nella sua testa, ripeto, poi dipende a che punto, dipende anche un po' dal curriculum, dal programma, di quello che fate, insomma, durante il programma di matematica, di aritmetica, eccetera. Dovrà in qualche modo nella sua testa capire che dentro il blocco rettangolare o il blocco romboidale di un diagramma di flusso, cioè quello dell'istruzione e della decisione, chiaramente questi blocchi dovranno essere in qualche modo correlati a quello che ci permette di fare il kit. Ok? Quindi di solito a questo punto il blocco dell'istruzione. È di solito quindi il blocco rettangolare è un blocco che usiamo per gli attuatori perché diamo l'istruzione di fare qualcosa e quindi di agire
e quindi di solito qui dentro ci andranno gli attuatori, però ogni kit può avere degli attuatori diversi. Qui appunto abbiamo detto WeDo ci mette a disposizione il motore, gli oggetti multimediali e il LED, magari ci sono altri kit che intanto di motori ce ne mettono a disposizione due e quindi dovremo anche esprimere la soluzione del problema in una maniera diversa, oppure ci mette a disposizione un altro tipo di attuatore che può essere boh, un cicalino. O insomma, o qualcos'altro, o una luce diversa dal singolo LED che deve ricevere informazioni in un'altra maniera. O insomma, poi gli attuatori hanno sempre a che fare nei robot o col movimento o con le luci o con i suoni. Insomma, però potrebbe anche esserci un kit che magari invia questo soprattutto magari per i ragazzi più grandi quando incontreranno Arduino. Ci sono anche le possibilità di networking, quindi ci potrebbe anche essere la possibilità che il robot, che ne so, se incontra un ostacolo, invia un SMS o invia una mail o invia qualcosa, ok? E quindi chiaramente ora in WeDo questa possibilità non c'è, ma ci potrebbe essere e quindi uno deve immaginare che il proprio algoritmo, mettendo, come dire, dentro i blocchi, delle istruzioni come dire, adeguate rispetto al contesto dell'hardware e del software che ha a disposizione. I blocchetti romboidali, che sono quelli della decisione, della scelta, quindi quelli che concretamente hanno, ora qui mi si è spostata qui la gambetta, va bene, tanto capiamo comunque qual è il flusso dell'informazione. Il sensore a infrarossi ha rilevato qualcosa. Sì oppure no, quindi ritorna da capo questo programmino qui. E chiaramente nel blocco romboidale, che è quello della decisione, di solito ci vanno i sensori che sono un po' l'innesco di un programma, quindi quella parte dell'hardware che resta in costante monitoraggio che avvenga un qualcosa, avvenga un evento che innesca una serie di istruzioni. Ok? Questo schema adesso ci darà anche come di una mappa per classificare, ci fungerà un po' da mappa per classificare gli esempi proposti dall'app di WeDo. Quindi ora entriamo un po' nella pratica e vedremo insieme tutti gli 8 progetti. Della sezione Getting Start dell'applicazione. Ora la apro. Quindi, se entriamo nei Classroom Project, troviamo appunto questi 8 progetti della sezione Getting Start. E partiamo subito. Prima però di, anzi, prima di vedere questi qui, volevo mostrarvi 3 video. Volevo mostrarvi quelli un pochino più rappresentativi di questi 3 e di questi 8, scusate, che sono lo Spy Robot, il Milos Motion Sensor e il Milos Tilt Sensor. Un attimo, faccio vedere i video. Il primo, come si vede abbastanza bene anche qui dall'immagine sul tablet. Abbiamo a disposizione qui il sensore a infrarossi che vi ricordo serve per rilevare appunto un ostacolo e quando l'ostacolo e lui rimane in attesa, semplicemente rimane in attesa, per questo c'è la clessidra, fin quando un ostacolo non viene rilevato, in qualche modo un oggetto non viene rilevato e a quel punto viene suonata una melodia. Vediamo. Okay. Vedete che se riprovo con la mano ad avvicinarmi al sensore non avviene nulla perché il codice vedete che è fuori da un ciclo, cioè quindi semplicemente quando premo play il codice fa primo, secondo blocco e poi si ferma. E per farlo riattivare dovrei premere nuovamente play. Ok, bene, guardiamo il secondo video.
che è... Dov'è? Eccolo qua. È il motion sensor. Qui, come vedete, adesso, sempre ricordando la tabella vista nelle slide, il sensore in questo caso è il motion sensor o comunque il sensore a infrarossi. La centralina di controllo è sempre questa e l'attuatore è sia il motore sia l'oggetto multimediale sonoro. Ok? Ve lo faccio rivedere. Guardate anche come si illuminano i blocchetti sul tablet. Premo play, poi il codice si blocca sulla clessidra, che è come il blocchetto, in qualche modo il blocchetto attendi, solo è un attendi finché, il blocchetto attendi, scusate, di scratch, che è un attendi finché il sensore non rileva qualcosa. Appena il sensore rileva qualcosa, il codice prosegue, blocca il motore e fa suonare la musichina numero 1. Quindi, rispetto alla nostra tabella, qual è l'input di questo esempio? Il sensore a infrarossi. La centralina è sempre la centralina di elaborazione. L'output è il motore e l'oggetto multimediale sonoro. Ok, vediamo il terzo video che è il tilt sensor. Allora, vedete il tilt sensor, cioè il sensore di inclinazione è montato sul dorso del robot. Quando lo inclino da una parte, vedete che cambia l'oggetto multimediale della scritta che mostro, che il tablet mi mostra. Guardate un attimo il programma e c'è una clessidra che attende il movimento da un lato del sensore di inclinazione. Se avviene questo movimento, allora viene scelto il colore numero 7 del LED e viene mostrata la scritta Paleos. Quando avviene il movimento opposto sullo stesso asse, viene scelto il colore 9 del LED e la scritta Formazione. Okay. Questo esempio, a differenza del precedente, non si stoppa mai. Vedete che io posso continuare a far inclinare il sensore e continuamente muovermi tra i due estremi, Paleos e Formazione, perché non si ferma mai perché tutto il codice è contenuto dentro questa parentesi, in qualche modo, che è un ciclo infinito, è un ciclo ripeti. In questo caso all'infinito, se mettessi un numero qui sotto questo incastro, potrei anche, come dire, farlo ripetere solo un numero determinate di volte. In base alla nostra tabella, questo esempio, gli input è il sensore di inclinazione e l'output è LED e oggetti multimediali. In questo esempio non c'era il motore. Ok? Andiamo a vedere un pochino cosa ci presentano tutti gli altri 8 esempi della sezione Getting Started. Ok? Partiamo dal primo. Perché non me lo fa vedere. Go. Vabbè, qui ci dà un po' di spiegazione. Le istruzioni per il montaggio, ovviamente, queste non ci interessano. Quando avrete il vostro Lego sotto mano, scoprirete, insomma, che questo è il momento in cui si collega via Bluetooth col vostro PC
o col vostro tablet e poi si arriva al codice vero e proprio. In questo caso il codice è semplicissimo, viene semplicemente premuto play e viene mostrato un determinato colore grazie al blocchetto dei LED. Ok? Se io clicco qui riesco a vedere quali colori sono associati ai numeri. Ok? Quindi semplicemente questo è un, come dire, un esempio di oggetto. In questo caso non c'è interattività di fatto, perché qui siamo proprio a livello del B-Bot. Semplicemente premo play e avviene qualcosa, avvengono le istruzioni che erano già state previste prima, quindi non c'è una reazione, diciamo, poi automatica in tempo reale. E quindi non ci sono sensori e l'attuatore è semplicemente il LED in base al nostro schema visto nella tabella dentro le slide. Ok, andiamo avanti. Ventola di raffreddamento. Ok, qui c'è un pochino di idee didattiche, ma anche questo alla fine, ricordiamoci sempre che questo è un prodotto, insomma, che nasce per i primi anni della primaria, quindi è abbastanza poi semplice. Cioè, quelli che vi ho fatto vedere, i tre video, anzi, i video che vi ho fatto vedere adesso sono gli esempi più articolati e più complessi, ok? Quindi comunque poi si dilunga molto su degli esempi anche piuttosto facili come questo. E qui in questo caso nulla, semplicemente viene data un'istruzione di far girare il motore a una determinata velocità, molto, molto semplice, ok? Infatti dice l'istruzione, fai girare la ventola, l'elica. Ok, torniamo ai nostri esempi. Satellite. Anche qui c'è un po' di curriculum che può essere interessante. Ora, purtroppo è tutto in inglese e io non ho trovato l'italiano qui tra le lingue, tra le impostazioni. Forse c'è un'altra versione dell'app, però insomma, per il momento insomma, si capisce. Ok, qui il codice è un po' più articolato, semplicemente viene dato il primo blocchetto, si dà una velocità di rotazione, si sceglie il senso di rotazione, antiorario in questo caso, e si sceglie per quanto tempo deve girare, e in questo caso si fa girare per 3 secondi. Ok? Questo è proprio uguale al blocchetto attendi di Scratch, dove uno mette attendi 3 secondi prima di arrivare poi alla fine del programma. Quindi il nostro motore qui semplicemente girerà in senso antiorario a una determinata velocità per 3 secondi, dopodiché fermo. E bisognerà, premere per farlo girare ancora, premere il tasto play, come abbiamo visto nell'esempio che vi ho fatto vedere nel video. Il motion sensor, che quando semplicemente quando il codice arriva alla fine e se non è contenuto in un ciclo ripeti oppure ripeti per sempre, semplicemente si ferma, okay? E uno deve premere nuovamente play per farlo ripartire. Se uno lo vuole vedere come un diagramma di flusso, è come un diagramma di flusso appunto fatto. È come un diagramma di flusso che inizia, arriva alla fine e non ricomincia mai da capo, ok? Come avete visto qui. Ma torniamo ai nostri esempi dentro Lego WeDo. Lo Spy Robot l'abbiamo già visto. Science Rover. Vediamo, qui dovrebbe esserci anche un video. Ecco, qui è proprio uguale a quello di prima e vi fa vedere semplicemente c'è qualche blocchetto in più sul versante motori. Qui c'è anche un piccolo video.
fa vedere che si muove a una determinata velocità per 2 secondi e poi nulla, e poi il codice si stoppa fino a che uno non premerà nuovamente play, sia nel video che nel codice. Ok? Eccolo qua, vedete? Viene scelta la velocità di rotazione, il senso di rotazione e il tempo, la attendi, quindi per 2 secondi semplicemente il codice continua a fare quello che a svolgere, a eseguire le istruzioni precedentemente impartite, finiti questi 2 secondi, finita questa attesa, stop, e poi uno dovrà premere nuovamente play. Andiamo avanti e vediamo gli ultimi esempi. Il motion sensor lo abbiamo visto nel video prima, nel video mio, il tilt sensor uguale, ve lo faccio rivedere però, magari faccio vedere meglio il codice. Eccolo qua. Quindi semplicemente lui sta in attesa che ci sia un'inclinazione o in un senso di un asse oppure nell'altro, a seconda dell'inclinazione in un senso o nell'altro farà vedere un colore oppure un altro, nello specifico il colore numero 9 è il colore numero 9 è il rosso e il numero 0 è il nero. Poi ovviamente uno può cambiare, io ovviamente nel mio video avevo cambiato le scritte, in questo caso la prima scritta era vuota e la seconda c'era Milo, e il tutto è dentro un ciclo ripeti, in questo caso un ripeti all'infinito. Se uno volesse invece mettere un ripeti un tot di volte, dovrebbe poi mettere, incastrare un numero qua sotto in questo dentino, ok? Qui per spostare devo fare così. Va bene? Andiamo avanti e vabbè, questo l'abbiamo già detto prima, qui i sensori sono inclinazione e gli attuatori sono l'oggetto multimediale testuale e il LED. Andiamo a vedere l'ultimo esempio, che in realtà poi è facilissimo, anche se l'hanno messo per ultimo solamente perché richiede due kit. Quindi chi di voi nella scuola ha due kit può lavorare, questo mi è capitato spesso di farlo, ora non con WeDo, farlo con altri kit. Di lavorare su come lezione finale di un laboratorio di robotica educativa, di lavorare sulla creazione di una specie di coreografia in qualche modo. Quindi qui si vedono due kit che collaborano. In realtà non pensiate che questi due codici siano in qualche modo coordinati tra loro, cioè non è che sono sincronizzati. Se guardate bene il video, ve lo ingrandisco, vi fa vedere che semplicemente vengono premuti. Questo qui gli viene premuto lo stop di uno, l'altro continua ad andare a dritto e poi a un certo punto viene ripremuto l'avvio dell'altro e ricomincia ad andare a dritto. Quindi comunque sono tutte poi operazioni che il bambino, il ragazzo, insomma, il nostro alunno dovrebbe fare manualmente sul tablet o sul PC per in qualche modo concludere la coreografia, il movimento, eccetera. Ok? Quindi direi che abbiamo finito i nostri esempi, direi che possiamo usare questi ultimi 2 minuti per fare un attimo, per fare un po' un riepilogo di quello che abbiamo visto. Quindi, pensare il software in base all'hardware disponibile, che cosa significa? Che in qualche modo,
Esiste intanto una distinzione, diciamo, fra i sistemi embedded anche all'interno dei kit di robotica educativa che possono arrivare alla scuola primaria, in particolare MBOT oppure Engino. Possiamo dire che sono dei sistemi embedded. Cosa significa? Che il codice viene, nel momento in cui lo programmate con i blocchetti, poi viene uploadato, proprio viene caricato dal vostro computer, viene caricato sull'oggetto esterno, e a quel punto l'oggetto esterno diventa un oggetto indipendente, quindi uno può spegnere il computer, spegnere il tablet e il robot ha il suo comportamento caricato a tempo indeterminato dentro la sua centralina, fino a che non venga eventualmente sovrascritto da un nuovo codice. Ok? Chiaramente, questo cosa significa? Che il codice che poi uno carica dentro è specifico rispetto all'hardware che è disponibile per quel kit. WeDo, abbiamo detto che trova un po' una via di mezzo fra l'embedded e il multimediale puro di Scratch. La via di mezzo praticamente è un po' camuffata dalla connessione wireless, ma comunque non ci interessa. Comunque è un ottimo strumento per iniziare, per fare un passo oltre rispetto al BBOT durante i primi anni della primaria, in quanto ci permette di costruire dei veri e propri sistemi interattivi che reagiscono in tempo reale a un input. E i sensori che ci mette a disposizione WeDo sono il sensore infrarossi che ci permette di rilevare ostacoli, il sensore di inclinazione e i tasti della tastiera del nostro PC o del tablet. Questi sensori in qualche modo vengono elaborati, cioè, o meglio, queste informazioni rilevate dai sensori fungono da input, vengono elaborate e determinano determinati output. Dal punto di vista hardware, gli output sono il motore, il LED, oppure dentro l'app ci sono gli oggetti multimediali, sonori o visivi che abbiamo visto. Perché tutta questa introduzione? Perché ci serve in qualche modo per contestualizzare poi nell'attività didattica quella che è, diciamo, la teoria generalista del pensiero computazionale, soprattutto le due fasi dell'astrazione e dell'automazione, cioè la formulazione del problema e l'espressione della sua soluzione, che devono essere ovviamente contestuali rispetto a ciò che ci mette a disposizione il kit, il contesto dentro cui stiamo lavorando. Cioè bisogna formulare problemi e soluzioni agli stessi dentro le possibilità che ci mette a disposizione il nostro kit, ok? E quindi in questo modo anche creare un programma. Ovviamente nel momento in cui entro l'app, dentro l'app avrò dei blocchetti, ovviamente quelli sono rispetto al kit, ma se uno vuole lavorare un po' più in astratto, dato che si chiama appunto fase dell'astrazione, e lavorare sull'algoritmo e il relativo diagramma di flusso, il problema che uno si deve porre chiaramente deve essere un problema esprimibile e risolvibile con ciò che abbiamo a disposizione. Quindi il robot deve andare in un certo posto. Bene, quindi far girare un motore, due motori, tre motori, dipende quanti ne abbiamo a disposizione. Il segnale di stop, da che cosa deve essere dato, da quale sensore abbiamo a disposizione. Ok? Quindi questo è molto importante, soprattutto con i bambini, diciamo, più piccoli, perché, ripeto, il pensiero computazionale, l'astrazione e l'automazione, l'astrazione, diciamo, in qualche modo è, come possiamo dire, possiamo dire che è senza limiti, no? E poi è l'automazione, è nel momento in cui trovo una soluzione che mi pongo i limiti, ok? E quindi dobbiamo un po' lavorare su questa fase, su queste due fasi, in modo che i nostri alunni sappiano formulare il problema e trovare una soluzione rispetto ai mattoncini, in qualche modo, che gli mettiamo a disposizione, che possono essere mattoncini Lego o di un altro kit o di un altro prodotto. Ok, io vi saluto, ci vediamo tra qualche giorno per la terza lezione, dove parleremo di quali blocchetti usare alla primaria, o meglio, nello specifico in quali anni della primaria, in quale anno della primaria, ok? E faremo anche un po' un'analisi comparativa con i blocchetti di Scratch. Ok? Io vi saluto, grazie per l'attenzione e buon lavoro.